Allora, per poter dare degli esempi della formula di Grassmann, ci conviene innanzitutto fare un diciamo discorso su le equazioni di rette e piani in R2 e in R3. Cominciamo in R2. Quindi siamo in R2 con spazio vettoriale su R. Allora, qual è? R2 è già un piano, quindi l'unico piano contenuto in R2 è R2 stesso. Allora, cominciamo a vedere qual è l'equazione canonica della retta. L'equazione della canonica della retta è AX più BY più C uguale 0. Questo lo sappiamo dalle superiori, dai tre corsi. Questa è una generica retta. R2. Se però vogliamo una retta passante per l'origine, bisogna che quando io metto 0 e 0 al posto di x e y, l'equazione sia ancora soddisfatta. Quindi la generica retta passante per l'origine non è questa, ma è quella che si ottiene ponendo c uguale a 0. Quindi ax più dy uguale a 0, generica retta di R2 passante per l'origine. Per esempio, tracciamo questa retta qua. Qua scriviamo y meno 2x per esempio uguale a 0. Questa è una retta passante per l'origine. Adesso, se io avessi y meno 2x per esempio meno 1 uguale a 0, che retta mi verrebbe? Mi verrebbe una retta come questa, soltanto che parallela, no? Quindi va bene. Vabbè, il disegno è difficile da fare a mano. Ok, quindi abbiamo già osservato che quando la retta passa per l'origine ci deve fare 0, se e solo se. Se A e B sono gli stessi ma cambia C, cosa cambia? Che invece di avere la retta passante per l'origine avrò una parallela alla retta data non passando per l'origine. È chiaro? Per esempio in questo caso se X fa 0 Y deve fare 1. Se y fa 0, x deve fare un mezzo, quindi questo dovrebbe essere la metà di questo. Anzi, ripeto, il disegno a mano libera non è particolarmente fatto bene. Il vettore AB cosa rappresenta? Se ci fate caso, questa equazione qui la posso scrivere come AB. Qua posso scriverla come prodotto scalare canonico con xy. Quindi xy è un vettore che sta su questa retta, perché, ripeto, se un punto sta su questa retta ha coordinate xy. E quindi, essendo una retta passante per l'origine, quei punti sono i vettori del sottospazio generato, diciamo, del sottospazio costituito da questa retta.
Quindi la nostra equazione si può scrivere come un vettore fisso a, a,b scalare xy uguale 0. Allora, cancelliamo la retta parallela, che non ci interessa più, e andiamo a rivedere allora, facciamo un'altra retta, per esempio così. Riuscirò a fare... Allora, qui ho l'equazione, la retta di equazione ax più by uguale 0. Qui il vettore AB cosa so? Che se prendo un xy che sta su questa retta, che soddisfa questa equazione, quindi sta su questa retta, so che quel prodotto scalare deve fare 0, quindi AB e xy devono essere ortogonali. Quindi AB è un vettore che sta sulla retta ortogonale a quella di prima passando per l'origine. Potrebbe stare, potrebbe essere questo, potrebbe essere questo, oppure potrebbe essere questo. Non sappiamo quant'è quello. Per esempio, se questa è la retta y uguale x, AB può essere, cioè, meno x più y uguale a 0, può essere il vettore meno 1, 1, oppure può essere il vettore 1, meno 1, oppure può essere il vettore meno 2, 2, o qualunque altro vettore proporzionale. Ovviamente, in questo caso è il vettore meno 1, 1, però se io cambio di segno a questa equazione, scrivo x meno y uguale a 0, l'equazione rimane sempre la stessa. Quindi può anche essere il vettore 1, meno 1. So soltanto che questo prodotto scalare fa... chiaro? Okay. Adesso se io prendo un vettore, per esempio, supponiamo che AB sia diverso da 0, 0, quindi questo sia, perché se AB è 0, 0 quello non è una retta, è un'identità. Allora, un punto che sta sicuramente sulla retta è B-A o meno BA. La mia retta R è definita così, è una retta passante per origine. E se ci fate caso, se mettete al posto di x meno b al posto di y a, viene meno ab più ab meno ab più ba, che fa qui. Quindi io la posso vedere R, la posso vedere in due modi. Come equazioni cartesiane ho ax più by uguale 0. Come equazione parametrica posso vedere quindi R uguale insieme di xy tali che ax più by uguale a 0 all'equazione cartesiana. Per quanto riguarda invece l'equazione parametrica, R lo posso vedere come insieme di lambda meno b a tale che lambda appartiene a R. Cioè span di meno pia. Cioè diciamo lo spazio vettoriale generato dal vettore meno pia. Questi due vettori sono ortogonali. Allora, in un caso sto dicendo che la mia retta sono tutti vettori ortogonali a questo. Nell'altro caso sto dicendo che la mia retta sono tutti vettori proporzionali a questo.
Chiaro? Questo tipo di equazione si chiama equazione parametrica, perché lambda è, diciamo, una coordinata libera che si chiama parametro. Quindi al variare di lambda io sto generando tutti i vettori che stanno sulla mia. Qui invece non devo generare niente, ma ho un vincolo. Questo vincolo è di natura lineare omogenea, cioè un'equazione nella x e y che ha di un polinomio di grado 1, quindi che si chiama equazione lineare. Omogenea vuol dire che la c è uguale a 0. Allora, questo vincolo mi dice che da tutto il piano, applicando quell'equazione, io scendo a una retta. In effetti, quale retta? Quella ortogonale al vettore B. È chiaro? Sebbene sembrino due cose molto simili, questi due modi di descrivere la retta sono intrinsecamente diversi. Vedremo bene la differenza quando andremo in R3. Perché in R3 la retta ha dimensione 1 e lo spazio ha la dimensione 3. Qua c'è un'equazione cartesiana e c'è un vettore che genera la retta. Questo perché quando generiamo spendi meno via, anzi, vabbè, adesso abbiamo messo per in orizzontale, in genere i vettori dovremmo mettere in verticale. Comunque, spendi meno BA vuol dire che la retta dimensione 1, un vettore la genera e c'è un parametro B. Qui invece l'equazione è una, ma non perché la retta dimensione 1, ma semplicemente perché siamo in dimensione 2 e vedremo che ogni equazione effettiva fa scendere di 1 la dimensione. Quindi da 2 per arrivare a 1 ci vuole solo un'equazione cartesiana. Ok? Se non ci mettiamo niente da tutte le 2, ci metto un'equazione cartesiana, 2 meno 1 fa 1 e quindi sono sceso alla dimensione 1. In questo caso particolare, usando questo AB qua meno BA, ottengo la stessa retta. Ok? Adesso andiamo in dimensione in R3 e cominciamo allo stesso modo. Adesso siamo in R3. Questa che cos'è? Questa è l'equazione di un piano generico di R3. Quindi qui abbiamo R3, e qui non abbiamo altro che un piano non necessariamente passante per l'origine. Questa equazione descrive un piano di R3. Per capire che questo sia un piano, cominciamo a vedere i piani passanti per l'origine, cioè quali sono i piani passanti per l'origine. Se questo è un piano, allora per passare per l'origine, quando metto 0, 0, 0 al posto di x, y, z bisogna che
l'equazione sia soddisfatta, quindi passa per l'origine se e solo se D è uguale a 0. Quindi AX più BY più CZ uguale a 0, questa qua deve essere l'equazione di un piano generico di R3 passante per l'origine. Adesso rifaccio la figura. E cerchiamo di capire perché questo è un piano passante per l'origine. Cerchiamo di fare in modo che non sia il piano orizzontale. No, io ho sempre problemi con la prospettiva, ma insomma. Diciamo se facciamo la tratteggiata la parte che va di dietro potrebbe essere appunto un piano passando per l'origine i tre assi a, per esempio, allora. Perché questo è un piano, rappresenta un piano passante per l'origine? Perché qui c'è un vettore. Qual è? Allora, finisco solo questa cosa. Il vettore è, possiamo vederlo così, come ABC scalare XYZ uguale a 0. Quindi questo è il vettore ABC. E qui c'è un qualunque vettore generico che sta su questo piano. Quindi sono i vettori ortogonali a un vettore dato che rappresentano un piano passante per l'origine. Adesso ci dobbiamo interrompere un attimo perché devo fare una cosa urgentissima e tra 10 minuti.